Sarà la maestosa solennità delle Alpi, sarà la neve che attutisce e impreziosisce ogni cosa. Ma Davos ha quell'aria rispettabile in cui anche gli slogan più altisonanti vengono pronunciati senza imbarazzo. Creare un futuro condiviso in un mondo fratturato è il tema di quest'anno, che ha radunato nella cittadina svizzera 3.000 partecipanti, tra cui più di 70 capi di Stato e 45 leader di organizzazioni internazionali. In questi giorni, nelle sale del World Economic Forum, è andato in scena lo sforzo delle élite di rispondere al momento epocale, un kairos direbbe qualcuno, rilanciando la necessità della globalizzazione contro le chiusure e le paure che ad ogni latitudine vanno coagulandosi attorno ad alcune parole chiave: migrazioni, lavoro, ambiente. Tutti, da Merkel a Macron, da Bill Gates a Malala, sembravano avere un solo destinatario, Donald Trump. E sarà proprio lui, il presidente degli Stati Uniti d'America, a chiudere domani il forum con un intervento. Ovviamente attesissimo, non tanto per i contenuti, ampiamente anticipati dalle misure protezioniste dei giorni scorsi, quanto per i modi. Come sarà il suo show? Si inventerà altri slogan? Già oggi, mentre il calabrone motorizzato depositava il suo prezioso carico sulla coltre nevosa, questa terra fredda ed elegante non somigliava più a una montagna incantata, ma a un circo bianco. Nel pomeriggio, incontrando il premier israeliano Netanyahu, ha sparato: via gli aiuti ai palestinesi se non perseguiranno la pace.